stata approfondita e originale. Cioè, penso di fronte alla drammaticità dei temi ambientali e alla constatazione di come anche i mutamenti di tipo antropologico abbiano reso difficile fare di questa questione un tema politico centrale, come sarebbe invece necessario fare. E ringrazio anche Sinistra Italiana che ha promosso questo incontro. Approfitto per dire che per quanto le forze politiche minori, diciamo così, della sinistra abbiano condotto in questo periodo una vita stentata, la loro presenza è stata tuttavia preziosa. Due anni fa noi soffrivamo il clima di una campagna elettorale assolutamente ostile nei nostri confronti, fatta senza mezzi e con molta improvvisazione dal punto di vista organizzativo. La scelta che abbiamo fatto con Liberi Uguali era una scelta dettata in fondo dalla disperazione, dalla necessità di garantire comunque che vi fosse nel nuovo Parlamento una rappresentanza della sinistra, considerato che in quel momento il Partito Democratico era diretto da un signore che oggi ha deciso di collocarsi definitivamente nel centro con qualche scivolamento verso la destra e che ha anche portato i suoi uomini fuori dalla delegazione del Partito Socialista Europeo nel Parlamento Europeo di Strasburgo. Era una scelta che, come dire, ha prodotto un risultato modesto. Io ho plasticamente il ricordo del momento in cui arrivarono i risultati elettorali nella sede del circo di Vibrant e il disagio che provavamo di fronte a quella che appariva come una scommessa persa. E tuttavia quella piccola pattuglia di parlamentari è stata decisiva, non tanto sul piano numerico, ma sul piano politico, per favorire la transizione dal governo Conte e Salvini al governo successivo, che, come dice giustamente Giampaolo, certamente non corrisponde pienamente alle nostre attese, tuttavia rappresenta un passo importante. Io, per esempio, ritengo, a differenza di altri, che l'atto che ieri è stato compiuto dal Parlamento di rinviare a giudizio, di mettere di fronte ai magistrati le sue responsabilità a Salvini, non sia, come qualcuno dice, un autogol che fa la pubblicità a Salvini, intanto è l'espressione di un ribaltamento del clima politico di questo Paese, decisivo. E sono anche convinto che non sarà tanto facile dimostrare di fronte ai magistrati che non vi sono stati reati dettati dal delirio di onnipotenza di Salvini e che i suoi atti, tutti conseguenti al proposito nascosto e poi emerso di avere pieni poteri, sia stato proprio, come dire, giustamente censurato, e che gli sviluppi ci metteranno di fronte probabilmente delle difficoltà ulteriori. Poi voglio anche dire che però sarebbe anche sbagliato immaginare che tutta la polemica politica debba essere rivolta solo contro Salvini. C'è una destra che nel suo complesso sta ristrutturando e su cui sarebbe interessante riflettere. E tuttavia il tema della giustizia ambientale, di quella sociale, collegate, io credo per la prima volta in modo così originale proprio da questo Papa, merita di essere ulteriormente scavato. Non sono così ottimista sul fatto che l'opinione pubblica del nostro Paese e in Europa e nel mondo sia così convinta della gravità della situazione di fronte alla quale ci troviamo. Neanche le stesse vittime dell'ingiustizia sono consapevoli dei torti che subiscono. E penso che sia necessario, lo dico qui da vecchio militante, che la sinistra abbia chiaro che il suo mandato, la sua missione non può essere quella di essere semplicemente fatta di persone che hanno buoni sentimenti e un senso forte dei diritti. Bisogna tornare alla critica del capitalismo, non per immaginare che sia necessaria una sorta di palingenesi della società, ma perché analizzando, studiando gli effetti dell'organizzazione capitalistica della società si va anche alla scoperta delle radici dell'ingiustizia sociale e dell'ingiustizia ambientale. E quindi io penso che sia necessario che la sinistra si dia un'entità più nitidamente socialista da questo punto di vista, e cioè che pensi a una radicalizzazione della democrazia in cui rimettere nelle mani delle persone il loro destino, che oggi rischia di essere espropriata non tanto dagli algoritmi, come diceva qualcuno,
ma di essere espropriato dalla logica del potere, della violenza, del denaro, della riduzione dell'uomo all'homo economicus, all'uomo, alla dimensione, come diceva il vecchio Herbert Marcuse nei tempi della nostra giovinezza, sui libri che abbiamo letto con tanta passione. E questa riduzione antropologica è l'elemento fondamentale che credo debba essere combattuto. Ma come combatterlo? Sono, schematizzo, vista anche l'ora. Sono venute alcune domande da Mario e anche da Celeste, cioè come saldare la dimensione della coscienza che si afferma in alcuni pezzi di società, in particolare nel mondo giovanile, con la politica. Perché la politica è così estranea rispetto alla necessità, al dovere di interpretare questi temi, di porli al centro dell'attenzione? E poi come è possibile saldare anche gli interessi, le sensibilità, le esperienze delle generazioni diverse? Queste sono grandi questioni che abbiamo di fronte. A me sembra che la risposta sia nella creazione di una cosa nuova che è vecchia e che è stata distrutta, cioè la politica. E lo strumento della politica storicamente sono i partiti politici, che sono un'invenzione del movimento socialista. Perché è da lì che sorge l'organizzazione del partito e poi tutto il resto della politica è costretto a organizzarsi più o meno nella stessa forma. Ora, la sconfitta della politica e la distruzione dei partiti è il grande capolavoro delle forze che hanno finito per dominare la stagione della globalizzazione e poi del ripiegamento della globalizzazione in termini nazionalistici. Perché superata la resistenza della democrazia che si organizza, come diceva qualcuno in tempi piuttosto lontani, cioè i partiti, c'è stato campo libero non solo per l'affermazione di logiche di potere, ma anche di una cultura che è diventata egemonica e che ha spazzato via qualsiasi resistenza alle tendenze in atto, seminando i germi di un determinismo che è il vero vincitore di questa fase storica. Cioè l'idea che se le cose stanno così non possono andare diversamente che così. Allora, organizzare una linea di resistenza e di contrattacco che guardi al futuro, che disegni, come in qualche modo diceva prima Giampaolo, un nuovo orizzonte, un nuovo sole dell'avvenire, per usare un'espressione colorita e sicuramente impropria, compiere questa operazione richiede un lavoro difficile di ricostituzione di forme di rappresentanza che riescano a porre al centro questi temi e che riescano a operare una saldatura tra generazioni, esperienze e interessi diversi. Cioè, qual è il luogo in cui in passato noi, anche qui, siamo riusciti a costruire un'osmosi tra esperienze diverse? E sono stati i partiti di massa. Cioè, io, essendo vissuti in questa zona un po' tutti, sappiamo bene che uno dei modi fondamentali con cui è avvenuta a suo tempo l'integrazione delle persone che venivano dal sud Italia sono stati i partiti di massa. È lì che la gente si trovava e cresceva insieme, discuteva insieme e condivideva esperienze diverse fino a fare diventare un unico progetto politico e persino, come dire, un unico progetto di vita, per così dire. Qualcosa in cui tutti credere e per cui tutti ritenevano che valesse la pena di impegnarsi. Questa è la direzione, io credo, in cui si tratta di andare, ma poi, dato che non è semplice, che c'è un problema di contenuti, ma c'è soprattutto in questa fase un problema di forma, noi ci dobbiamo domandare davvero se le esperienze politiche che sono nate in questa fase storica, a partire dagli anni 90 in poi, conservano una qualche forma di attualità o debbano essere superate. Guardate, io non ho risposte precise, nette, sicure a questa domanda. Penso però che si debba andare oltre. Permettetemi di dire che questa discussione sul risultato dell'Emilia-Romagna è stata caratterizzata intanto da una giusta soddisfazione perché si è evitato il tracollo in una regione simbolo della sinistra, perché si è dato un po' di spazio al governo perché passasse a fare le cose che dovrebbe fare, che oggi lo riesce a fare obiettivamente perché siamo di fronte a una crisi gravissima nel Movimento 5 Stelle, che è il partito che esprime il maggior numero di parlamentari.